Mastro del cielo, fatto di me, mite agnello redentore, tu di stirpe regale del cuore, tu virginio mistico più, luce dona le menti, pace in fondi nei cuori, luce dona le menti, pace in fondi nei cuori. Scontare l'errore, tu son nato a parlare d'amore, luce dona le menti, pace in fondi nei cuori, luce dona
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et per nostra salve. A te clamamus, desure figli di Eve, a te sospiramus, gemente sentente, in ala. Magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele e suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri ad Abramo. Hvala Isuse Marija, Gospina poruka. Draga djeco, majčinskom ljubavlju i majčinskim strpljenjem iznova vas pozivam da živite po mome sinu, da širite njegov mir i njegovu ljubav, da kao moji apostoli svim srcem prihvatite Božju istinu i molite Duha Svetoga da vas vodi. Tada ćete moći vjerno služiti mome sinu i svojim životom drugima pokazati njegovu ljubav. Po ljubavi moga sina i mojoj, ja kao majka nastojim svu zalutalu djecu dovesti u svoje majčinsko naručje i pokazati im put vjere. Djeco moja, pomozite mi u mojoj majčinskoj borbi i molite sa mnom da grešnici spoznaju svoje grijehe i iskreno se pokaju. Molite i za one koje je moj sin izabrao i u svoje ime posvetio. Hvala vam. Gospa je blagoslovila sve nazočne i sve nabožne predmete koje smo donijeli za blagoslov. Roughly translation in English, the correct one you will find during the day in the information office. Dear children, with motherly love and motherly patience, I'm calling you anew to live according to my Son, to spread His peace and His love, so that as my apostles, with all your heart, you may accept God's truth and pray to the Holy Spirit to guide you. It is then when you will be able faithfully to serve my Son and with your own life to show to the others His love. Through love of my son and my love, I as a mother am trying all my gone astray children to bring into my motherly embrace and to show them the way of faith. My children, help me in this motherly battle and pray with me so that the sinners may come to know their sins and sincerely repent for them. Pray even for those who were chosen by my son, and whom he consecrated in his name. Thank you. Our Lady bless all of us and all the religious articles we brought for the blessing. Correct translation you will find during the day in the information office. Cari figli, con l'amore materno e la materna pazienza, nuovamente vi invito a vivere per mezzo di mio figlio, di trasmettere la sua pace e la sua amore, che come miei apostoli con tutto il cuore accettiate la verità divina
e pregate affinché lo Spirito Santo vi guidi. Solo così potrete servire, fedelmente servire mio figlio e con la vostra vita indicare agli altri il suo amore. Per mezzo dell'amore di mio figlio e amor mio, io come madre desidero portare tutti i miei figli che sono in perdizione nel mio abbraccio materno e indicargli la strada della fede. Cari figli, aiutatemi in questa lotta, mia materna lotta, e pregate con me affinché tutti i peccatori riconoscono i loro peccati e sinceramente si pentano. Pregate anche per coloro che mio figlio ha scelto e in suo nome ha consacrato. Vi ringrazio. La Madonna ha benedetto tutti noi presenti qua e tutti gli oggetti sacri portati da noi, che adesso saranno benedetti da tutti i sacerdoti presenti qua. E la traduzione corretta del messaggio potrete trovare oggi pomeriggio nell'ufficio informazioni. Invito tutti i sacerdoti presenti ad alzarsi e a benedire il popolo santo di Dio. Il Signore sia con voi. Signore Gesù, stendi le tue mani su questi tuoi figli, benedicili, apri i loro cuori ad accoglierti, preparali per il Santo Natale e benedicili perché diventino santi apostoli della Regina della Pace. Benedici anche tutti gli oggetti di devozione, diventino una protezione contro il male per chi li usa. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.